Bellissimo a tutti, raga, è sempre il vostro Pokescene che vi parla. E come vedete dal bellissimo foglietto che ho in mano con questa stupenderrima coppia, Sole e Luna gioco di squadra, quest'oggi andiamo ad aprire i primi 15 pacchetti comprati in edicola. Costano sempre 5 euro. L'uscita, eccolo qui, febbraio 2019. Andiamo a vederci all'interno questo bellissimo foglietto. Queste carte saranno spettacolari. Ora mettete pausa, come al solito. Ok, qui sopra cosa c'è scritto? Ok, e dietro non c'è un cavolo. Benissimo. Allora, iniziamo con 15 pacchetti, che sono quelli che si trovano in edicola, cioè in ogni box ne arrivano 15. Poi, ovviamente, rimanete lì seduti perché questo video sarà diviso in due parti, prima parte con 8 pacchetti, la seconda con 7. E poi arriverà anche l'apertura del box da 36 bustine, più il set allenatori, quindi l'ex Elite Trainer Box, per intenderci. Allora vi faccio vedere i primi 4 artwork, me li sono già preparati. È bellissimo questo set, mi piace troppo. Ok, allora iniziamo come sempre con le forbici e poi dopo andremo manualmente. Ok, e il primo è aperto. Ora vi beccherete il primissimo codice di Sole e Luna gioco di squadra. Eccolo qui. Iniziamo con un codice che inizia con un numero, quindi non male direi. Direi proprio non male, anche se non mi pare che al momento ci sia ancora nulla. E iniziamo con Jasmine, fischietto dell'arbitro, Cosmoem, Grimer di Alola, Cosmog ovviamente, Litten, Grimer, Uexecute, Heliolisk Reverse e Bronzong Raro. Iniziamo con una bella rara del cavolo. Sono cambiate anche le energie con questo nuovo artwork. Andiamo avanti. Dai, Gengar. Aiutaci tu. Mi sto aprendo da dietro i pacchetti perché li devo aprire con la forbice, quindi poi gli altri manuali ve li apro in telecamera. Ok. Anche gli artwork dei pacchetti sono bellissimi. Questo è 796. E allora Gengar non ci dovrebbe tradire. E mi sa che ce l'ha messa nel C anche lui, la Graveler di Alola, Omanyte, Rommacqua, Dratini, che pure Carucci, Zorua, Psyduck, che ritorno del Pavero Pazzo, Emolga, Staryu, Weedle Reverse e Mach di Alola. Guardate, tutto coloration. Andiamo con Snorlax, arrivi. Aspettate che non voglio tagliare nessuna carta. Allora, siamo al terzo pacchetto, vediamo, i primi due niente, neanche una holo, quindi dobbiamo darci da fare. Andiamo. E abbiamo imbottitura. Spiritomb, Heliolisk, Grimer di Alola, iniziano già le doppioni, Ponyta, Cosmog, Voltorb, Squirrel, Pidgeot Reverse e Ninetales raro, bellissimo Ninetales, è bello sempre. E poi andiamo con l'ultimo artwork, quindi Pikachu e Zekrom. Da ieri. Su, siamo a 4 pacchetti, ancora una ceppa. Hitmonlee, Doblade, Trivella insidiosa, Geodude di Alola, Bronzor, Dratini, Tentacool, Ponyta, Beedrill Reverse
E me di Bolsonaro, niente, neanche un olo ancora. Vabbè, abbiamo altri 4 pacchetti. Ora proviamo a salvare questo qui. Aspettate. Vabbè, non pensavo fosse così facile, dai. Ah, questo Arthur l'ho già salvato alla grande, eccolo qui. Perfetto. Benissimo. Non pensavo. Ora gli altri li sfondo tutti minimo. Allora, ricevuta di ritorno. Nidorina. Kakuna. Squealer. Clefki. Voltorb. Weedle. Bullaby. Mr. Mimereverse. E la lolosità si ripete, ritorna. Poi. Questo pacchetto l'ho già salvato, quindi non mi interessa sinceramente. Via. Ecco, iniziano a cadere i codici. Augusto, Hitmonlee, Doblade, Squealer, Tentacool, Primer, PJ, Dratini, Voltorb Reverse e Pangoro Raro. Se mi lasciano la prima parte senza ultra rare, cioè lì mi arrabbio serio. Lì mi arrabbio serio. Ve l'ho detto che gli altri pacchetti sfondavano, infatti. Allora, via, mettiamolo qua. Allora, questo è il penultimo pack. Cioè, dai. Oh, beh, c'è qualcosa, sicuro. Graveler di Alola. Notturna. Tauros. Nidoran femmina. Pancham. Voltorb. Clefki. Che è una prisma. Io non me le so spoilerate le carte perché quando apro un nuovo set non le voglio vedere le aperture prima. Charmander. E labirinto meraviglioso prisma. Eccola qui. Finalmente, almeno è Nido Ingrar, bellissimo. Finalmente una carta almeno un po' più rara. Ultimo pack di questa prima parte. Vuole delicatezza per aprire i pacchetti. Ok. Pensavo di averlo salvato meglio, invece no, però ce lo teniamo, poi eventualmente lo cambiamo. Vediamo cosa ci serve all'ultimo pacchetto della prima parte. Una ceppa, Omanyte, Tauros, Lavandonia, Ponyard, Geodude di Alola, Mankey, Pancham, Ferrosid, Omanyte Reverse e Pinsir Raro. Beh ragazzi, il bottino di questa prima parte è semplicemente una carta prisma. Speriamo che nella seconda parte, quindi negli altri 7 pacchetti, ci sia qualcosina di meglio, visto che nella prima c'è solo una prisma. Lo vedremo a presto. Bye!